Lo scrittore Umberto Ursetta, ospite della libreria Non ci resta che leggere di Soverato, nel suo ultimo libro La Calabria che non si arrende, storie speciali di persone normali. Generalmente della Calabria si parla sempre negativo, questa volta invece si vuole rovesciare questo stereotipo sulla Calabria vista sempre nei suoi aspetti negativi e raccontare le storie positive, che sono storie di persone normali, ma in un contesto come quello calabrese diventano persone speciali perché le loro storie sono speciali in quanto rovesciano questo cliché che normalmente si determina su una Calabria terra di 'ndrangheta, terra di corruzione, terra di disoccupazione. Ecco, ci sono anche questi aspetti positivi. È un libro sicuramente molto particolare, un libro incoraggiante, come avremmo modo di dire anche durante il corso della presentazione. I punti salienti sono quelli che non si aspetterebbero in realtà, non si aspetterebbe il lettore medio di un libro sulla 'ndrangheta. Punti salienti quali la religione, quali gli enti locali, quali la collaborazione tra le persone, tra i professionisti per migliorare una terra che ha sicuramente bisogno di un aiuto da parte dello Stato per migliorare ed estirpare il germe dell''ndrangheta, ma che sicuramente fa tantissimo tesoro delle attività buone, ottime che qui si fanno per contrastare l'attività della criminalità organizzata. Per la libreria non ci resta che leggere di Soverato una stagione estiva ricca di soddisfazioni. Sì, devo dire che quest'anno la rassegna Letti d'estate 2019, oltre ad essere stata ricca di autori, ha avuto una grande partecipazione di pubblico. Siamo rimaste molto contente e sorprese, in alcuni casi non ce l'aspettavamo perché vediamo che nel territorio quest'anno sono state fatte diverse iniziative culturali, però i nostri lettori ci hanno anche quest'anno scelto. Probabilmente siamo state premiate perché abbiamo cercato di variare un po' il programma, abbiamo selezionato autori appunto di qualità perché appunto in Calabria ce ne sono tantissimi e quindi davvero li dobbiamo ringraziare per essere stati sempre presenti. Penso che la nostra libreria, essendo appunto una libreria indipendente, deve puntare molto su questo. Di certo non amiamo stare dietro la scrivania ad aspettare che qualcuno entri a comprare il libro, quindi puntiamo molto sul fatto di renderla viva, partendo dai laboratori e gli appuntamenti culturali con i più piccoli ad arrivare appunto a quello con gli adulti. Lo facciamo d'inverno con i nostri gruppi di lettura e le varie presentazioni e continuiamo a farlo anche d'estate, mettendoci nella strada a vendere i libri e a rendere questo posto vivo il più possibile.